dopo un mese esatto all'ultimo match disputato sul campo dell'Ancona. Queste le squadre schierate dai rispettivi allenatori, tante le assenze del Montevarchi, 3-4-2-1, un modulo speculare, gioca senza amici, classe 2004 al debutto assoluto, 18 anni compiuti lo scorso 1 gennaio, Carpani addirittura un centrocampista che gioca da difensore centrale, insomma emergenza totale. Nel Pescara fuori Giannes e Pompetti causa squalifica, Chiarella per infortunio, 3-4-3 davanti c'è Rauti con Ferrari e Durzi, ma soprattutto il debutto assoluto con la maglia biancazzurra di Carlo De Risio, un soldato potremmo dire così, di Gaetano Oteri. Dopo 2 minuti lancio di ingrosso, recupera il pallone non facile Rauti, palla indietro, l'assist per Ferrari, diagonale preciso, palo rete alle spalle del portiere, il pallone alle spalle del portiere Giusti, sembrava un pallone impossibile da raggiungere, quello lanciato da ingrosso per Rauti, un grande scatto, la progressione di Rauti, tra poco rivedremo l'azione che tiene il pallone in campo, poi col contagiri il passaggio a ritroso per Ferrari, il destro incrociato, nulla da fare per l'estremo difensore del Montevarchi, Giusti, classe 1997, nono centro in campionato per il centravanti, per l'italo argentino, l'esultanza dei tifosi della curva nord, comincia benissimo la partita, siamo soltanto al secondo minuto di gioco, ma c'è anche la reazione del Montevarchi, una squadra indomita, una squadra che gioca un ottimo calcio, qui sbaglia l'intervento maldestro sugli sviluppi di una rimessa laterale, la respinta di Veroli, intervento maldestro di Giambo su Mercati, l'arbitro è lì a 2 passi ancora di Roma 1, indica il dischetto, non ci sono neanche le proteste, qui sbaglia Giambo, poteva fare sicuramente meglio il centrocampista biancazzurro, oggi in ombra sugli sviluppi di una rimessa laterale, la corta respinta di Veroli, colpo di testa e poi qui dal dischetto, bravissimo Gambale, esecuzione perfetta, nono gol stagionale per il centravanti del Montevarchi, classe 98, lo scorso anno giocava in Serie D nel Monte Spaccato, 14 le reti messe a segno da questo giocatore, davvero molto bravo insieme con Barranca, 7 oggi Jallov per infortunio, altro giocatore importante per la squadra di Roberto Malotti, dunque tutto in parità con la reazione del Montevarchi dopo 9 minuti, poi la Pescara continua ad attaccare, siamo al 18° minuto nel corso del primo tempo, il cross in mezzo, il tentativo con l'attacco di Ferrari, non era facile però apprezzabile il tentativo dell'italo argentino che è stato il migliore in campo insieme con Nicola Rauti, ancora in attacco il Pescara, allarga il gioco Giambo, siamo al 19°, il cross di Rasi, il pallone all'altezza del dischetto e c'è il gol letale Nicola Rauti, 20° minuto nel corso del primo tempo, il Pescara rimette la freccia, rivediamo ancora una volta l'azione del gol con una serie di respinte ed è bravissimo nella circostanza Nicola Rauti, si coordina all'altezza del dischetto, è fredda l'estremo difensore del Montevarchi, Giusti, ancora l'esultanza da parte dei tifosi della curva nord, siamo al 20°, il Pescara ha rimesso la freccia, il primo gol di Rauti in questa partita, ne segnerà un altro, 2 doppiette per Ferrari e per Rauti, ma ancora Montevarchi che naturalmente reagisce, c'è questa grandissima opportunità per Senza Amici, di testa sotto misura, dopo una respinta corta di Sorrentino, poi ancora Montevarchi che aggredisce in tutte le zone del campo, soprattutto nelle zone alte del terreno di gioco, la squadra biancazzurra, il destro dentro l'area ad opera di Lunghi, la palla termina di un soffio sopra la traversa della porta difesa da Sorrentino, poi il Pescara, siamo ancora al 46°, fa sportellate Ferrari e c'è il gioiello di Nicola Rauti, la doppietta della classe 2000, arrivato in prestito d'estate dal Torino, ex Palermo, sono 4 i gol in questo campionato per Nicola Rauti, alla seconda presenza consecutiva da titolare, era stato schierato al primo minuto anche lo scorso 22 dicembre nella trasferta di Ancona, qui bravissimo ancora una volta Ferrari che fa sportellate, l'ultimo tocco in realtà è di Asci, la corta respinta ed è bravissimo, letale ancora una volta Nicola Rauti, il tocco morbidissimo, vellutato con la palla che si infila sotto la traversa della porta difesa da Giusti, l'esultanza di Rauti, doppietta per lui, 3-1 Pescara nel secondo tempo, un'occasione per Ferrari che non riesce a trovare
Laporta, dopo essersi liberato dalla marcatura dei difensori avversari, e poi reagisce ancora il Montevarchi. Boccadamo, un buon giocatore, arrivato dal Molfetta, palla indietro in Tinacelli. Anticipa Rasi in Tinacelli, che è subentrato a Senza Amici nel corso del primo tempo. Teatino Doc, cresciuto nel River Chieti, classe 2001, accorcia le distanze il Montevarchi. Bravo in Tinacelli, al primo gol in questo campionato, ripetiamo, cresciuto nel River Chieti, di proprietà dell'Ascoli, lo scorso anno 6 mesi nella Fermana. Bravo Boccadamo, però insomma qui avrebbe potuto fare di più e meglio la difesa biancazzurra. 3-2, la partita rimane in bilico, ma il Pescara comincerà a palleggiare, cala anche il ritmo, cala l'aggressività della squadra toscana e viene fuori la maggiore qualità della squadra di Gaetano Auteri qui al tiro con Dursi, blocca senza problemi il portiere Giusti. Siamo al 61esimo, la prima ora di gioco che è superata da qualche minuto, 68esimo ora nel corso di questa partita. Ferrari alza la testa, guardate l'assist per Dursi, l'uscita provvidenziale con i tempi giusti dell'estremo difensore del Montevarchi, che evita il quarto gol. 69esimo, il corner che viene calciato da Memuscia, il colpo di testa ancora di Ferrari, Memuscia è entrato in corso d'opera, la respinta dell'estremo difensore toscano, poi ancora Memuscia che calcia da lontanissimo, non inquadra lo specchio della porta. Mancano soltanto 9 minuti, il Pescara conduce per 3-2, tra poco segnerà il quarto gol, ma intanto ancora in azione Clemenza, entrato in corso d'opera, palla bellissima per Memusciai che effettua l'assist per Ferrari ed è davvero risolutivo l'intervento di Carpani, e come un gol fatto, e poi la rete di Ferrari sul cross perfetto da calcio d'angolo di Memusciai in acrobazia. Sono 10 in campionato, Pescara batte Montevarchi 4-2, il primo sorriso del 2022, la nona vittoria in campionato, quinta all'Adriatico. Giovanni Cornacchia, 3 minuti di gloria anche per Marco Delle Monache, prodotto del vivaio biancazzurro, 3 dalla fine, rileva Dursi, classe 2005, tra l'altro il gol arriva proprio da una sua giocata, sugli sviluppi di una sua giocata, un affondo, la conclusione, il corner battuto da Memusciai e la rete di Ferrari. Pescara batte Montevarchi 4-2, domenica prossima, domenica 30 gennaio, la trasferta sul campo della Viterbese, è proprio l'ultima azione è del giovanissimo Delle Monache al 94esimo, trova pronto l'estremo difensore del Montevarchi Giusti, finisce qui, Pescara batte Montevarchi 4-2, il Pescara dunque torna a sorridere, o meglio conquista il 6° risultato utile consecutivo, 4 vittorie e 2 pareggi.